Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo video in cui mangio la pizza con voi. Ho due pezzi di pizza, l'ho fatta io, è venuta anche bella altina e bella croccante. E vabbè, poi qui ho un po' di Coca-Cola zero e ho pensato di farvi questo mukbang perché ragazze mi avete scritto in troppe, troppe, troppe che non vi piace il video ultimo che ho messo. Quello dove appunto mi trucco in silenzio, mi avete detto no, ci piace quando chiacchieri, ti prego non farlo più questo video e quindi scusate, cercherò di farmi perdonare con questo video mukbang pizza, visto che l'ho preparata io, quindi insomma sono sempre più contenta, la sto facendo un po' troppo spesso ultimamente, me ne rendo conto, ma facendola spesso devo dire che ho ottenuto la pizza che piace a me, cioè devo ammettere che così è proprio come piace a me perché è abbastanza alta, bella croccante, il formaggio bello sciolto, un po' bruciacchiato in punta, insomma, il mio obiettivo è stato raggiunto, quindi perfetto, mi fermo qua. Allora, bevo un goccino di Coca-Cola e ho pensato, visto che non ho ancora girato il video Ask, perché poi ieri non ce l'ho fatta, rispondo a qualche domanda del video Ask. Non penso di riuscire a rispondere a tutte, purtroppo, quindi farò un po' di selezione, quelle doppie, le salto, eccetera. Sto valutando di prendere le forbici per tagliare la pizza perché ho fatto due pezzi troppo grandi. Un attimo solo. Eccomi qua. Allora, Federico l'ha già mangiata, gli ho fatto ovviamente compagnia e ne ho messo da parte un bel pezzo per Riccardo domani che appunto è a lavoro, così se la porta e mi dirà domani com'è. Ah, io intanto taglio. Mamma mia, mi ispira tantissimo ed è ancora tiepida. Allora, parto subito con le domandine. Hai mai pensato di abbandonare YouTube? No. Non ho mai pensato di abbandonare YouTube, anzi sì, una volta sola. Buona. Quando ero in procinto di separarmi dal mio ex marito, comunque anche dopo, ho avuto dei momenti un po' di crisi. Forse siete un po' lontane. Vabbè, mi avvicino un po'. Ho avuto un momento un po' di crisi in cui non mi andava che lui vedesse le mie cose, la mia nuova vita. Non che facesse vedere chissà che cosa, ma proprio anche solo la mia casa. Non mi andava proprio un rifiuto. E quindi, ecco lì sì, c'è stato un momento che avrei voluto veramente mollare, e se non era per Riccardo, che mi ha fatto capire che non devo smettere di fare le cose che mi piacciono per il mio passato, devo andare avanti e fregarmene. Quindi se non era per lui, probabilmente non saremmo qua a chiacchierare. Poi, a volte non hai paura di escludere Federico dalle attività che fate con Ale? Domanda interessante, ma assolutamente no, anche perché noi tutto quello che facciamo con Alessandra cerchiamo sempre di coinvolgerlo, che può essere dal farla un po' camminare sul tappetone al giocarci insieme, cerchiamo sempre di farli giocare sempre insieme. Poi Alessandra ride tantissimo con lui, cioè appena lui fa una cosa lei ride, quindi lui si sente importante, si sente al centro e quindi è felice, cioè non lo vediamo assolutamente geloso, non c'è aria di conflitto, ma in nessuna maniera proprio, quindi sono veramente contenta. A Fede a che età comprerete il suo primo cellulare? Oddio. Bella domanda anche questa. Io pensavo intorno alle medie. Elementari no di certo, ma un po' presto. Magari alle medie sì, perché comunque è già proprio più grande, insomma. Fede farà la comunione, cosa farete quel giorno? Andrete in un ristorante, un bacio ai bimbi, grazie. E ovviamente non so ancora cosa faremo perché mancano anni, però
Però sì, sta facendo catechismo, quindi sì, farà la comunione. Poi, ciao Robia, che tal il primo bacio? Ti adoro, un bacio. Un bacio anche a te. Il mio primo bacio, se non erro, 17 anni, mi pare. Mi pare proprio di sì. Che lavoro hai fatto o ti piacerebbe fare? E quali viaggi vorresti fare? Allora, che lavoro ho fatto? Tantissimi. Penso di aver fatto tutti i lavori che esistono, no? Vabbè, non esageriamo, però ho fatto la commessa, ho lavorato nei call center come vendita, ho lavorato nei call center come assistenza clienti, assistenza tecnica e assistenza clienti, assistenza gestori di banca. Ho fatto anche qualche mese come agente immobiliare. Insomma, ho lavorato in ambulanza, il 118, insomma, parecchi lavori. Il lavoro che mi piacerebbe fare, essendo una grafica pubblicitaria, mi sarebbe sempre piaciuto fare la montatrice di trailer. È proprio il mio sogno. Mi piacerebbe tantissimo. È una passione che ho, infatti montare i video non mi pesa, mi piace. Certo, non ho le attrezzature che ci facevano usare a scuola, quindi super professionali, super costose, però comunque mi piace. È cambiato il rapporto tra te e Fede dopo Ale? Assolutamente no. L'unica cosa che quando sono sola ho un pochettino meno tempo per giocare con lui, ovviamente, perché gestire tutto, lui che deve fare i compiti, la bambina, la casa, il cane e il mio compagno. No, vabbè, se sono sola non è facile, non ve lo nego, non mi nascondo dietro un dito. Non è facile, però me la cavicchio, insomma, cerco di gestire tutti e due, piuttosto gioco insieme entrambi, ecco. Però Fede giustamente ha un'altra età, quindi sì, gli piace giocare con Alessandra, ma ogni tanto ha bisogno di fare i suoi giochi da grande, le carte, Double, Labirinto, Monopoli. Ci sta. Altra domanda. Alessandra si addormenta facilmente la sera? Se sì, come fai? Questa che non se la tengo per Nala, perché le piacciono tanto. Allora, Alessandra sì, si addormenta facilmente. Penso che farò arrabbiare parecchie mamme di voi, perché Alessandra è una perla rara, nel senso che ha un metodo tutto suo per addormentarsi, nel senso che ora vi spiego. Ho fatto un morso troppo impegnativo. Allora, nei primi tempi, sia quando lei era più piccola, sia quando è cresciuta un po', ho riprovato, la mettevo giù nel lettino. Le accendevo il carillon e la dondolavo e stavo lì con lei e lei si tirava su e bu 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 e ba ba ba, non voleva dormire, anzi voleva giocare, mi cercava proprio, no? Tra le sbarre, si alzava. Ho capito poi che Alessandra ha bisogno del suo momento di solitudine, nel senso che tu la metti giù, io le do i bacini, ovviamente prima la coccolo, stracoccolo, la riempio di bacini, di coccoline, poi la metto giù e me ne vado. Al massimo le accendo il carillon e vado via. E lei non fa una piega, dopo 2 minuti vado a vedere, è crollata. Lo so, sembra pazzesco. Sembra pazzesco, ma è così. Lei ha bisogno di stare da sola per addormentarsi. Se tu stai lì, lei vuole giocare, vuole tirarsi su. E vi assicuro che oddio, ci sono volte che anche se sto lì talmente cotta,
che anche se mi sdraio lì vicino a lei la metto giù, lei boh, non la senti più. E ci sono le volte che la vedo stanca, ma non quella abbastanza da non farla agitare, aver voglia di giocare se sto lì. E quindi io vado via e lei si addormenta, pazzesco, ma... Già Federico era tranquillo, ma lei proprio batte anche Federico. Proprio brava, brava, brava. Mezzo un incontro, location consigliata, Bakery House, ci sono dei dolci. Questa è Katia. Ciao tesoro. Mi ha fatto questa domanda, a me piacerebbe un sacco fare un incontro, ragazze. Vi giuro, io non vedo l'ora di farlo. Ho un po' paura, perché ho sempre paura di rimanere lì come un broccolo da sola. Però indubbiamente mi piacerebbe molto. Magari prima o poi lo faccio, magari quest'estate che fa un po' più caldo. Vediamo se c'è domande un po' più. Vorresti un altro figlio? Questa è una domanda molto gettonata, ne ho viste diverse. No, vi dico anche perché. Dovreste vedere la faccia di Lala. È lì, seduta. Che aspetta, dice, se sto brava me la dà, se sto brava me la dà. Dopo te la do la crosta, dopo. Perché le stiamo insegnando a non venire qua a fare l'elemosina. Quindi che se sta lì brava ha il premio, altrimenti niente, perché a volte cioè, ci mette una pressione psicologica, sta seduta lì, dai, dai, bella dai, che ansia, quindi stiamo cercando di abituarla a stare lì ferma e se sta lì le diamo poi un pezzettino. Ovviamente di quello che si può, non che la crosta gli faccia bene, ma un pezzettino, insomma, giusto come premio. Comunque, non dico bando le ciance, perché le ciance le sto facendo qui. Perché non voglio altri figli? Intanto, per chi mi segue da poco, io non ho solo Alessandro, ma anche Federico. Che ha 7 anni e mezzo, quindi ho la coppia maschio-femmina, quindi sono già felicissima così. Perché ho avuto la fortuna di provare entrambe le esperienze, quindi sia avere il maschio sia la femmina. A parte il dolore e l'agonia di quei 9 mesi pieno di esami, prelievi, che io patisco anche un po' il prelievo su di me, insomma è un periodo bellissimo per tanti versi, ma pesante per tanti altri. Il parto, questo secondo, sofferto come un cane rispetto al primo. Quindi il primo motivo è il dolore. Il secondo è mantenere i figli. Cioè, a parer mio non ha senso fare 5 figli. Cioè, parlo per me, cioè nel senso è una mia scelta, ma rispetto le scelte di chi ha 5 figli e magari ha un reddito comunque basso. Cioè, ognuno fa le proprie scelte. Io non me la sento. Nel senso che o divento ricca e allora potrei valutare con Riccardo di fare un altro figlio, ma a parte il dolore, che ora solo l'idea mi sento male, quindi no. Però sono dell'idea che preferisco pochi, cioè 2 figli e dargli un po' di più, che 5 e non riuscire a dargli niente a tutti e 5. Cioè, quindi sono scelte che uno fa. E io preferisco fare così. È un costo non indifferente un figlio, tra la scuola, la mensa, i bisogni. No, non si può. Con i tempi che ci sono adesso non è fattibile. Già 2 è un lusso. Poi, oltre ad Alessandra, quale altro nome vi piaceva? Piaceva Emily e Isabel. Cambiare stile alimentare, stavo iniziando un nuovo lavoro che riguardava questo. Cosa è? E poi non si legge, ma penso sia cosa è successo.
ve lo spiego molto volentieri. Ho dimenticato la carta. Ciao. Allora, mi trovo molto bene con questa attività, prodotti validi che ho anche acquistato tra l'altro, ma diciamo che era un'attività che mi portava a stare troppo al cellulare e quindi mi sentivo un po' assente per i miei figli. Mi devastava un po' di testa, nel senso che avevo sempre la testa in lavoro, in lavorazione, come si dice, in attività, no? Il cervello che cioè pensava sempre. Ho detto no, cioè io ho una bimba piccola da crescere, ho bisogno di libertà mentale, cioè mi prendeva troppo di testa e quindi ho preferito lasciare. Questo non vuol dire che i prodotti non erano validi e tutto, anzi, un'ottima azienda, è proprio un problema mio, cioè il network marketing mi impegna troppo col cellulare, dopo un po' mi stresso, mi esaurisco e mi fermo, quindi basta, cioè, non ci proverei neanche più, poi boh, chissà, mai dire mai, però sono un po' stufa. E non piace il ragazzo con cui mi frequento, come ti comporteresti al mio posto? Argomento spinoso. Ma tesoro, dipende quali sono i motivi per cui a loro non piace. Se sono futili, mi viene da dirti combatti. Per l'amore, no? Poi dipende anche quanti anni hai, dipende da tante cose. Se invece è un motivo importante, tipo che ha brutti giri, frequenta magari brutte compagnie, o c'è un motivo serio, prova a metterti nei loro panni, magari prova a chiederti, io cosa direi a mia figlia se stesse con una persona così, e prova a venire incontro. Purtroppo è una domanda troppo generica, non riesco a darti un consiglio perché non so, perché a loro non piace, quindi è difficile dirti cosa fare o cosa fare io. Mamma sei autorevole o permissiva? Sembri molto dolce ma allo stesso tempo decisa. Non si legge più, penso un bacio. Un bacio a te. Assolutamente autorevole. Lo so che non sembra, ma sono una mamma abbastanza severa, a volte troppo, però se Federico è quello che è, quindi un bambino educato, un bambino che va bene a scuola, è perché cerco di non fargli passare tante cose, cioè se ogni volta che dicesse non ho voglia di fare i compiti io fossi permissiva, avrebbe delle note sul diario, avrebbe dei brutti voti. Oppure anche solo ogni volta che mi dice mamma no, questo compito non lo faccio perché non lo so fare, perché non crede a volte in se stesso, io lo stimolo, lo stuzzico, gli dico Fede, tutti noi siamo capaci a fare le cose, bisogna volerlo, quindi impegnati, prova e riprova e riprova finché ci riesci. Quindi non sono una che gliele fa passare, diciamo, poi dipende di cosa si tratta, però tendenzialmente mi sento più autorevole. Ti trovi con il passeggino? Come avevo detto, l'abbiamo preso anche noi a Pia. Sono contenta che l'abbiate preso, io mi sto trovando benissimo, non abbiamo ancora avuto problemi. La borsa poi è anche da Dio, ma vi farò poi il video presto sulla borsa passeggino. Dove andrete in vacanza la prossima estate? Non lo sappiamo ancora, non è neanche detto che ci andremo. Mangio ancora un pezzettino ma non ho più fame, ragazze, quindi prendo giusto ancora una strisciolina e poi basta, non ho più voglia, anche perché riempie bella spessina, ci
cucinala che mi fai verso, come dire, allora, ma io la ignoro e deve stare lì. Non sappiamo se andiamo in vacanza, perché in realtà avremo dei lavori da finire in casa, quindi in teoria ci proviamo, vediamo, anche perché avendo anche un cane non ce la sentiamo di lasciarla in una pensione, portarla con due figli è un po' complicato, cioè non sarebbe proprio una vacanza, perché poi Nala è un cane stressante, a voi non sembra perché poi ultimamente la vedete anche poco, però è un cane molto ansioso, molto agitato, che tira, e addestrarla a un costo che al momento non riusciamo ad affrontare, non ce la sentiamo, preferiamo dare priorità ad altre cose, quindi è un po' complicato, non la vedrei una vacanza, sono sincera con Nala, quindi mi passa un po' la voglia, però vedremo, insomma. Qua ci ripete la domanda se voglio altri figli. Ci puoi fare un video borsa passeggina come prepari le pappe ad Ale? Assolutamente sì. Sei figlia unica? Sì. Cosa cambieresti adesso della tua vita? Sono sincera, adesso niente. L'unica cosa... no, cambierei ma... nulla, perché sta andando tutto bene e più si va avanti più ci saranno novità belle, quindi per il momento sono serena. Forse l'unica cosa che cambierei è che mi piacerebbe appunto avere un lavoro che mi dà un buon guadagno, ma anche che mi permette di stare con i miei figli, no? Però non esiste, per il momento non è fattibile, quindi no. Bellissima sta domanda, raga. Se incontrassi la Roberta di 20 anni fa, quindi ha quasi 13 anni, cosa le diresti? Urca, quante cose che le direi, ma non so se riesco a elencarvele tutte in 10 minuti. È davvero difficile sintetizzare. E direi di essere meno ingenua, di captare di più, di capire di più chi si trova davanti, di stare attenta, di non concedersi con troppa facilità alla prima moina, perché io ero così, cioè appena vedevo un gesto galante, innamorata, invece no. Di essere meno insicura, di andare avanti a testa alta, di dedicarsi di più a se stessa, al lavoro, allo studio, tante cose, ma come tutti noi ragazzi è difficile, certo qualcuno c'è, però è difficile che uno non sia pentito di niente, ma proprio niente all'età di 33 anni quasi, però... Comunque sono contenta di quello che ho, dei miei splendidi figli, va bene così, cioè i miei errori mi hanno portato comunque Federico, mi hanno portato Nala, mi hanno portato a Riccardo, mi hanno portato ad Alessandra, perché poi se non ci fossero stati anche gli errori non sarebbero arrivati anche loro. Quindi insomma, bisogna prenderla come viene la vita, cercando però nei limiti di non farsi fregare. Che carattere ha? Vi fa dormire la notte oppure adora stare sveglia? No, dorme tantissimo la notte, dorme tutta la notte lei. Va a letto intorno alle 11 e mezza, 11 a volte anche 10 e mezza, dipende dalle sere, e si sveglia mattino dopo, alle 7, quindi 8 massimo. Quindi dorme tutta la notte. Avevo visto anche un'altra domanda che mi piaceva. Tornerai a lavorare? Hai voglia di trovare un impiego fisso? Se sì, quando iscriverai Ale al nido? Bella domanda anche questa. Allora, io sono sincera con voi, a me manca tanto lavorare. Io ho sempre lavorato nella mia vita, sempre. E, da quando appunto ho finito il liceo, insomma, l'istituto grafico pubblicitario. E ho sempre lavorato, ho sempre voluto i miei soldini, i miei guadagni, sono sempre stata così.
quindi mi manca. Stare a casa non la vedo una cosa per me, mi sento a volte frustrata, mi sento a volte che mi manca l'aria, a volte esco sul balcone perché mi manca l'aria. Nonostante crescere i miei figli mi piace da impazzire, però mi manca. Io credo che una mamma poi soddisfatta, no, del lavoro, delle sue cose, poi torna a casa ed è anche migliore con i figli. Quindi a me manca molto lavorare, socializzare con le persone, ridere, scherzare, la cena di Natale. Mi manca, io sono una persona molto socievole, quindi stare chiusa in casa, Riccardo lavora tanto e stare sola a volte non è neanche semplice. E ringrazio sempre che ci siete voi a tenermi compagnia e le mie amiche, le mie migliori amiche, insomma, non vedo però l'ora di tornare. E io Riccardo, appunto, essendo che Alessandra non è un arrivo casuale, ma è una cosa, è una dolce vita voluta, assolutamente cercata e stracercata, che neanche arrivava e noi eravamo preoccupati. Ce lo siamo sempre detti, io sono stata sempre chiara da subito, non faccio un figlio però per poi sbolognarlo al nido a 4, 3, 4 mesi, 6 mesi, non me la sento, rispetto chi ha scelto di mandarli così presto per necessità, per voglia, per tutto, però io non, no, cioè un conto è Nala. Basta. Un conto è se arriva per caso, dici caspita, non era in programma, ma se si fa una scelta, voi contate che Federico l'ho mandato a scuola alla materna a 3 anni, però Alessandra la vorrei mandare al nido. Adesso mi sto informando perché adesso comunque è già più grandina, quindi per l'anno e mezzo sto valutando di mandarla, anche perché la vedo già più diversa, insomma, la vedo diversa rispetto al neonato di 3 mesi. 3 mesi col cacchio che la manda al nido, scusatemi, non c'è chi la manda 3 mesi, 6 mesi, io proprio non me la sento. E poi credo che queste siano scelte di coppia, che non debbano essere condizionate da niente e nessuno, quindi noi abbiamo scelto così, quindi non avete sentito. Quindi, a questa domanda ho risposto, direi che. Ah, c'è ancora questa, mamma mia, sto video dura tantissimo. A quanti mesi ha gatto nato Ale, il primo dentino? Raccontaci un po' di lei, sono una neomamma. Auguri intanto. Gatto nato un mesetto fa. Proprio bene che l'abbiamo visto andare. E aveva 10 mesi, perché adesso sì, ne ha quasi, ne ha 11 passati, però direi a 10 mesi. E il primo dentino urca, sarà 4-5 mesi il primo. Ma raccontarmi un po' di lei. Lei è molto brava, molto dolce, molto simpatica, sempre un sorriso per tutti. Secondo me sarà una gran donna Alessandra, perché non lo so, questa impressione è molto dolce, molto solare, ride, scherza, poi imbraccia chiunque, non piange mai. E chiunque la prende in braccio ride. È dolcissima. Alto. Ho avanzato questo pezzettone, ma basta. E questa è crosta per Nala. Adesso. Scusate, ma è la Coca-Cola che mi torna su. Adesso ve la faccio vedere. Fa troppo ridere. Io spero, ragazzi, di aver risposto a tutti. Ho cercato di rispondere alle domande un pochettino più interessanti. Vi faccio vedere un attimo Nala, troppo dolce. Guardatela lì che aspetta. Adesso vado a portargliela. Ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, sto scoppiando, spero che il video vi sia piaciuto, che mi abbiate perdonata,
Continuo a ballare, fa uomo. Spero mi abbiate perdonata per il video che non vi è piaciuto, insomma, la maggioranza perlomeno. Poi in tante mi state scrivendo: no, mi è piaciuto, era rilassante, mi stavo quasi addormentando, fanne uno al mese. Beh, uno al mese si può anche valutare di fare. Però insomma, in linea generale mi spiace che non abbiate gradito, quindi spero mi perdoniate con questo video mukbang. Un bacione gigantesco, ricordatevi sempre che vi adoro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!